Enrico Rava, qui alle prese con un assolo da Portrait in Black and White, ritratto in bianco e nero di Antonio Carlo Jobim, uno dei maggiori musicisti italiani di sempre, è stato il grande protagonista della 21esima edizione del Serravalle Jazz, tornato nel comune pistoiese dopo 2 anni di pandemia che avevano visto la manifestazione spostarsi alla fortezza Santa Barbara di Pistoia. Dopo i problemi di salute dello scorso anno che lo costrinsero a dare forfè, quest'anno l'83enne musicista ha ricevuto dalle mani del sindaco di Serravalle Piero Lunardi il premio dedicato al pianista Renato Sellani. Sul palco, con lui oltre all'ideatore del premio, il sassofonista Nico Gori, anche il contrabbasso di Massimo Moriconi, la batteria di Ella De Bandini, Piero Frassi al piano e Stefania Scarinzi alla voce. Nel pomeriggio il trombettista triestino ha partecipato anche, assieme a Nico Gori, ad un incontro con il pubblico presso l'oratorio della Vergine Assunta di Serravalle. Il maestro Enrico Rava. Maestro sarà lei. Esatto. Sellani, chiaramente l'ho conosciuto già dagli anni 60, io ero un principiante semi-analfabeta e lui suonava con questo gruppo che forse nessuno ricorda, ma all'epoca era super popolare. Basso Valdambrini, e quindi l'ho conosciuto, sono andato a fare, ogni tanto facevo, come si dice, sitting, no? Andavo a fare, però poi niente, una cosa superficiale, mentre invece nel 2001, grazie a un certo Paolo Piangiarelli, che era uno di quei pazzi che purtroppo non li fanno più e che aveva fondato una casa discografica intitolata, che si chiamava Philology, che lui ha fatto, questo Piangiarelli era fissato con Sellani, gli aveva fatto fare decine di dischi, tra l'altro ci aveva proposto di fare un duo, di registrare un duo, e io avevo avuto l'idea di fare un duo di tutte le canzoni italiane, però degli anni 30-40, difatti l'avevo intitolato Radio Days, e lì ho avuto modo veramente di conoscere Renato benissimo, perché in primo luogo ci siamo piaciuti molto, e poi perché grazie a quel disco abbiamo fatto anche parecchi concerti insieme, eccetera, eccetera. L'anno dopo ne abbiamo fatto un altro, abbiamo fatto tutti standard americani, e che io ho voluto chiamare Le cose inutili, perché nelle note di copertina io scrivo registrare questi standard americani che sono già stati incisi milioni di volte da tutti i musicisti del mondo, è una delle cose più inutili del mondo che uno possa fare, ma è anche una delle più piacevoli. Quindi, però l'avevo chiamato Le cose inutili, e quindi anche lì abbiamo fatto un po' di altri concerti, poi ci siamo un po' persi di vista, però ci incontravamo sempre, in generale a Umbria Jazz, perché lui era fisso lì, io tutti gli anni ero invitato, quindi ci... E poi ricordo molto, molto triste una sera, proprio a Umbria Jazz, la sua compagna è arrivata disperata, dico, no, Renato non può alzarsi dal letto. Poi sono riusciti a portarlo giù, abbiamo cenato insieme, io e credo, non mi ricordo chi era un altro, l'abbiamo portato fuori a prendere un po' d'aria, così, ma lui non poteva, cioè le gambe non lo reggevano più. Da lì è andato all'ospedale, l'hanno portato all'ospedale 2 o 3 giorni dopo, e dopo un po' se n'è andato. Tutti
tutti sapete, Sera Valle Jazz è stato istituito da Maurizio Tucci, ma il premio Renato Sellani è stato istituito da Nico Gori. Magari spiegaci come mai proprio per Renato. Beh, io ero molto legato a Renato Sellani perché è stato uno della, diciamo, precedente, anzi forse un paio di generazioni prima di me, di quei musicisti che mi ha accolto un po' anche come Enrico, cioè, e mi ha, diciamo, insegnato tanto anche senza darmi nessuna vera lezione. Io ho imparato dai grandi del jazz italiano, e Renato mi fu presentato da Massimo Moriconi, con cui ero già amico, e ho suonato tante volte con lui. È stato anche ospite del mio primo disco, che fu nel 2000, un disco dedicato a Benny Goodman. Una volta andai a sostituire proprio Enrico a un concerto a Macerata una domenica pomeriggio, perché non so che cosa era successo, e mi ricordo benissimo di questo disco Radio Days, perché quella sera lì Renato voleva suonare quei brani lì, e siccome io ho avuto un passato piuttosto lungo nelle orchestre da ballo, tanta roba l'avevo ereditata da lì. Poi io, insomma, la mia mamma cantava, per cui alla fine me la sono anche cavata. Però ecco, il rapporto con Sellani è stato un rapporto anche lungo, perché comunque io l'ho conosciuto a fine anni 90, e fino a che non è andato via abbiamo suonato spesso, mi invitava a Umbria Jazz. È una persona che, quando poi è sparita, mi è sembrato doveroso dal mio punto di vista intitolargli un premio, più che altro perché le caratteristiche principali di Renato non erano la tecnica, la velocità, il virtuosismo, ma era la poesia, era lo stile, era il modo con cui si poneva di fronte al pianoforte. Enrico Rava è sicuramente il simbolo italiano del jazz nel mondo. Qual è lo stato di salute del jazz italiano e come è visto il jazz italiano nel mondo? Guarda, il jazz italiano è incredibilmente in buona salute, come quantità e come qualità. Io non cesso di stupirmi quanti musicisti di jazz italiani esistono che fanno solo quello, perché ai miei tempi, è brutto, ai miei tempi, no, però ai miei tempi effettivamente, quindi sto parlando quando io ho incominciato a suonare, la prima volta che ho comprato una tromba avevo 17 anni e mezzo, 18, quindi ho cominciato molto tardi, dopo aver visto un concerto pazzesco, che lo ricordo ancora oggi, a Torino di Miles Davis nel 56 con Lester Young. Comunque, vabbè, chiusa la parentesi, nessuno viveva bene o male di questa musica in Italia, ma nessuno, tutti quelli anche conosciuti, tipo appunto Basso, Aldambrini, Glauco Masetti, tutti questi qua, Sergio Fanni, che erano veramente dei musicisti bravissimi, però o lavoravano nelle orchestre della Rai, o lavoravano nelle balere con, che ne so, magari con Angel Gualdi, con altri, Pier Giorgio Farina, comunque, oppure lavoravano con i cantanti, comunque si ritagliavano uno spazio per suonare jazz, ma non vivevano assolutamente di quello. Ce n'erano, quando io ho cominciato a suonare, dopo due o tre anni che ho cominciato a vivere di quello, eravamo in tre. Uno era Nunzio Rotondo, che è stato un grande musicista italiano, romano effettivamente, che nel 49 ottenne un successo veramente pazzesco al Festival del Jazz di Parigi, e questo è stato, lo devo ricordare com'è andata, perché nel 49 gli italiani in Francia giustamente erano visti talmente male per quello che avevano combinato con la Francia, no? Pochi anni prima, che quando questo gruppo di italiani guidato da Nunzio Rotondo è salito sul palcoscenico, hanno incominciato «Italien de merde, allora, tornati a casa», eccetera. Tremendo. Lui ha cominciato a suonare, suonava un po' alla Miles. Dopo 5 minuti ha cominciato i primi applausi, poi alla fine è un trionfo. Adesso sono talmente tanti e talmente bravi che io rimango a bocca aperta a sentirli, no? È assolutamente vero quello che dici. Io poi ho la fortuna che tu vieni a fare le masterclass, io insegno a Siena Jazz, e Siena Jazz per esempio è un'ottima fucina di talenti. Poi ci sono un sacco di ragazzi. Thank you.
che si riesce a trasmettere ai, ai giovani è fondamentale. A me l'ascolto è, cioè, beh, il mio caso particolare, cioè io non sono un musicista che si è messo a suonare jazz, io sono un appassionatissimo esperto di jazz che si è messo a suonare, è diverso, capito? Cioè io quando mi sono messo a suonare, quando mi sono comprato una tromba che avevo per l'appunto 17 anni e mezzo, non sapevo neanche, non so, leggere dov'è il do, però invece conoscevo il jazz veramente bene, ma tutto, dai dischi di quando ero bambino, che avevo 7 anni, i dischi di mio fratello, Big Spiderberg, che ancora oggi ascolto con un piacere enorme, Louis Armstrong con gli Old Five, gli Old Seven, Jerry Roll Morton, tutta quella musica lì, New Orleans, Dixieland, io la conoscevo a memoria, tant'è quando avevo più o meno 16 anni c'era una banda Dixieland da Torino, il cui trombonista suonava bene il trombone, ma era aritmico, quello che dice squadrato, no? Cioè, quindi sbagliava sempre tutto. Io invece sapevo a memoria tutte le parti di trombone di Chidori con Louis Armstrong, li potevo fischiettare. Siccome questi qui hanno visto che io mi hanno comprato un ferro vecchio di trombone così, e mi hanno costretto a impararlo. Io in 2 o 3 mesi ho imparato, perché suonare il trombone, questo si dice tailgate trombone, no? Come nelle bande di New Orleans, quando era tipo tutto glissato, tu più o meno ci arrivi, anche se non sai fare tu, no, però sai pom, 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 pom. Io ho suonato in una banda Dixieland per un annetto, per dire. Poi col jazz moderno chiaramente sono io ancora oggi io ho migliaia di dischi, potrei fare il critico di jazz, perché veramente, quindi questo non è che volevo parlare di me così tanto, però secondo me la cosa principale per noi che comunque non siamo nati in America, non siamo cresciuti, che ne so, a Harlem sentendo suonare dappertutto, non siamo, ecco, per noi vivere questa musica significa arrivare a conoscerla per davvero, e per conoscerla bisogna ascoltarla e ascoltare i grandi, cosa che purtroppo molto spesso oggi non succede, perché molti musicisti, anche bravissimi, però sono cresciuti e vanno avanti ascoltando gli imitatori dei grandi, non so, per dire Mike Brecker, che è un fantastico musicista, ma che però non è un caposcuola. Mike Brecker è stato molto più ascoltato di, che ne so, di Rollins oppure di Dexter Gordon, no? E questo non è sbagliato, secondo me. Immagino abbia suonato alcuni pezzi centinaia di volte, mi viene in mente, ha parlato di Chet Baker, che forse ha fatto una delle più belle versioni di My Funny Valentine. È possibile, si può riuscire a interpretare ogni volta in maniera diversa lo stesso pezzo? Si deve. Voi non so se immagini, se hai idea di quante volte Miles ha suonato So What, ma non so, c'è migliaia. Non solo, ma l'ha registrato anche, ed è sempre, cioè io proprio combinazione, sarà un mese fa, cercando tra i miei dischi ho trovato un bootleg di Miles, del quintetto con Coltrane, Wynton Kelly, Jimmy Cobb e Paul Chambers, del 60, che era un concerto a Copenaghen, che non l'avevo comprato, si vede chissà dove, poi non mi ero dimenticato di ascoltare, l'ho trovato, ho detto, beh, senti, ho messo su So What, pensando, che palle però, avrò sentito So What 2 miliardi di volte. Allora, c'è Miles, fa un solo che è talmente meraviglioso, perché è al di là, cioè io a questo punto devo dire che quando sento i dischi Blue Note degli anni 50, che quando io ero ragazzino mi facevano impazzire, oggi un po' non li sopporto, tranne i capolavori tipo Horace Silver, cioè, ma se no, sentivo tutti quei Blue Note, quel fraseggio, tutti che parlano, non ne posso più.
Invece ci sono dei musicisti che vanno molto al di là di quello. Miles è uno di loro, Lee Konitz è un altro, Lenny Tristano era un altro, cioè sono musicisti che vanno al di là del fraseggio, del linguaggio. E quando inventano delle melodie, ma è quando la musica diventa veramente l'espressione interna, no? della tua anima, e ti mette in contatto con il tuo equilibrio interno, che a sua volta funziona come l'equilibrio cosmico, cioè questa cosa meravigliosa che è al di là e che è il momento magico, no? Perché è quello il fatto di quando succede qualcosa, perché sennò la musica, dicono, la musica è matematica. No, non è matematica, la musica è magia, quando non c'è la magia diventa matematica. Complessivamente 4 serate di grande qualità, aperte come sempre dall'orchestra del Barga Jazz, con ospite d'onore il sassofonista e compositore inglese John Sarman. Impeccabile l'organizzazione del festival, ideato e portato avanti da Maurizio Tusci, con il contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Pistoia e Pescia. Enrico Rava.